Ciao, anime curiose e cercatori di verità. Benvenuti su Ricarica Mentale in questo viaggio notturno nell'intrigante mondo spirituale. Se ti svegli di notte, potrebbe essere il tuo spirito a chiamarti. Oggi esploreremo insieme il significato profondo di questi risvegli notturni e come possono essere la chiave per la tua crescita personale e spirituale. Resta con noi fino alla fine, perché ci sono scoperte incredibili che potrebbero cambiare il tuo modo di percepire il mondo intorno a te. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per altri contenuti incredibili. Incominciamo con l'interpretazione spirituale delle diverse fasi della notte. Ogni ora notturna porta con sé un significato unico, un'energia particolare che può influenzare la tua coscienza. Cosa significa svegliarsi a una certa ora e come questa connessione può arricchire le tue pratiche spirituali? Scopriremo insieme come i risvegli notturni non sono solo casuali, ma possono essere veri e propri messaggi dal divino. Le 3 alle 5 del mattino sono spesso considerate le ore del risveglio spirituale. Durante questo periodo, si dice che l'energia spirituale fluisca in modo più intenso, creando un ponte tra il mondo terreno e quello spirituale. Se ti svegli in questo momento, potrebbe essere il tuo spirito che si allinea con questo flusso, aprendo la porta a nuove consapevolezze e comprensioni. Oltre al flusso energetico, il risveglio tra le 3 e le 5 è spesso associato al simbolismo numerico. Numeri come il 3, il 4 e il 5 hanno significati profondi in molte tradizioni spirituali. Ad esempio, il 3 può rappresentare la Trinità, l'equilibrio tra corpo, mente e spirito. Il 4 può simboleggiare la stabilità e la fondazione, mentre il 5 può indicare il cambiamento e la trasformazione. Il tuo risveglio in questo periodo potrebbe essere un segno che stai attraversando una fase di profonda crescita e evoluzione spirituale. Queste ore notturne offrono anche uno spazio ideale per la riflessione silenziosa. Se ti trovi sveglio tra le 3 e le 5, potrebbe essere il momento perfetto per esaminare la tua vita spirituale, valutare le tue connessioni con il divino e porsi domande significative sul tuo percorso. Il silenzio della notte crea un ambiente propizio per ascoltare la voce interiore e ricevere intuizioni profonde. Durante questo periodo, alcune persone riportano di percepire presenze o ricevere messaggi. Potrebbe essere il tuo sé superiore o guide spirituali che cercano di comunicare con te. Apriti a queste esperienze e cerca di comprendere il messaggio che potrebbe essere nascosto dietro a queste presenze. Potresti trovarti sulla soglia di una rivelazione spirituale che cambierà la tua prospettiva sulla vita. In conclusione, se ti svegli tra le 3 e le 5 del mattino, non considerarlo solo come un momento di interruzione del sonno, ma come un'opportunità per connetterti con il divino e approfondire il tuo cammino spirituale. Esplora il simbolismo numerico, rifletti sulla tua vita spirituale e abbraccia le presenze e i messaggi che potrebbero manifestarsi. Questi risvegli notturni sono una porta aperta a nuove possibilità e consapevolezze. Continua a esplorare, continua a crescere e continua a lasciare che la notte sia la tua guida verso la luce interiore. Alcuni di voi potrebbero aver sperimentato una comunicazione spirituale durante le ore notturne. Presenze, messaggi, sensazioni. Cosa c'è dietro a tutto questo? Esploriamo insieme le credenze e le esperienze di coloro che hanno sentito il divino parlare nelle ore più silenziose della notte. La comunicazione con il divino è un concetto che abbraccia la profonda connessione tra l'essere umano e il sacro, aprendo le porte a un dialogo che trascende il linguaggio convenzionale e si manifesta attraverso sensazioni, intuizioni e presenze sottili. Questo significato va oltre le pratiche religiose convenzionali, esplorando il cuore stesso della spiritualità personale e dell'esperienza individuale. La comunicazione con il divino richiede un profondo ascolto interiore. Significa porre attenzione alle sfumature dei propri pensieri, delle emozioni e delle sensazioni. È un atto di riflessione che va al di là delle parole, permettendo all'individuo di connettersi con il divino attraverso la contemplazione silenziosa. Spesso, il dialogo con il divino avviene senza bisogno di parole. Si tratta di una comunicazione che supera il linguaggio verbale, manifestandosi attraverso simboli, segni e impressioni. La mente e il cuore diventano veicoli di espressione,
trasmettendo e ricevendo messaggi che vanno al di là del comprensibile razionale. Il significato della comunicazione con il divino è strettamente legato alla percezione della presenza spirituale. Questa presenza può manifestarsi in momenti di tranquillità, durante la meditazione, o anche improvvisamente nelle ore notturne. È la consapevolezza di essere avvolti da un amore e una saggezza superiori, una guida che ci accompagna nel percorso della vita. Comunicare con il divino può fungere da bussola nella nostra esistenza. Significa trovare orientamento e guida nei momenti di incertezza, chiedendo consiglio e forza interiore. La comunicazione con il divino offre una prospettiva più ampia sulla vita e sulle sfide che affrontiamo, invitandoci a crescere spiritualmente e a evolvere come individui. Comprendere il significato della comunicazione con il divino implica anche riconoscere la nostra connessione con l'intero universo. Ciò va oltre i confini delle credenze religiose specifiche, abbracciando l'idea che siamo parte di un tessuto più grande, dove la comunicazione con il divino è un filo sottile che ci collega al cuore dell'esistenza. In conclusione, la comunicazione con il divino è un viaggio intimo e personale. Rappresenta la consapevolezza di una presenza sacra che permea la nostra vita quotidiana, un dialogo che si svolge nel silenzio delle nostre anime e nelle ore tranquille della notte. Esplorare questo significato richiede apertura, ascolto profondo e una comprensione che va al di là delle parole. La comunicazione con il divino è un'esperienza che può arricchire il nostro spirito e illuminare il cammino della nostra esistenza. Le ore notturne offrono un'opportunità unica per pratiche spirituali come la meditazione. Come possiamo utilizzare questo tempo prezioso per approfondire la nostra connessione con l'universo? Scopriremo i benefici straordinari che queste pratiche possono portare al nostro percorso spirituale, aprendo la mente e il cuore a nuove prospettive. Le ore notturne offrono un ambiente naturale per la meditazione e le pratiche spirituali. La tranquillità della notte crea uno spazio in cui è più facile distaccarsi dal rumore del mondo esterno e immergersi nel silenzio interiore. Questo silenzio diventa un alleato, permettendo una connessione più profonda con il proprio sé spirituale. La meditazione notturna assume una dimensione particolare, poiché ci si avventura nei reami dell'inconscio durante le ore di oscurità. La mente è più aperta, meno influenzata dalle distrazioni quotidiane, e ciò permette di raggiungere uno stato di meditazione più profondo. Esplorare la propria interiorità in questo contesto può portare a rivelazioni spirituali e a una maggiore consapevolezza di sé. Le pratiche spirituali notturne si allineano spesso con il ritmo naturale dell'energia spirituale. In molte tradizioni, le ore notturne sono considerate fasi in cui il velo tra il mondo materiale e quello spirituale si assottiglia. Approfondire la meditazione in questo contesto può consentire di sintonizzarsi con flussi energetici sottili che permeano la notte. La meditazione e le pratiche spirituali notturne diventano veicoli per la crescita spirituale attraverso la quietudine. In questi momenti, si può esplorare il proprio essere interiore, affrontare domande profonde, e accogliere la presenza spirituale con maggiore chiarezza. La quiete notturna offre uno spazio ideale per coltivare la consapevolezza e approfondire la connessione con il divino. Partecipare a pratiche spirituali notturne consente di sperimentare la trascendenza del tempo. Durante queste ore, l'esperienza del tempo può perdere la sua rigidità, permettendo di immergersi in un flusso senza fine di consapevolezza e presenza. La meditazione notturna diventa un ponte tra il passato, il presente e il futuro, aprendo uno spazio in cui l'anima può attingere a una saggezza senza tempo. In conclusione, la meditazione e le pratiche spirituali notturne sono una porta aperta verso l'esplorazione del sé spirituale in un contesto unico e suggestivo. Approfondire queste pratiche significa abbracciare la tranquillità della notte, permettendo alla mente di allentare le sue catene e lasciarsi trasportare in un viaggio di scoperta interiore. La meditazione notturna non è solo un atto di riflessione, ma un'esperienza di connessione con la vastità dell'universo e con la propria essenza spirituale. Ora, ci immergeremo nei cicli di energia spirituale, esplorando come i risvegli notturni possano essere strettamente legati ai flussi energetici. Capiremo meglio come i nostri corpi e le nostre anime sono influenzati dalle fasi specifiche della notte,
aprendo la strada a una comprensione più profonda della nostra natura spirituale. I cicli di energia spirituale rappresentano un concetto affascinante che si inserisce nel contesto della comprensione della natura sottile e dinamica dell'energia che permea il nostro essere. Approfondire il significato di questi cicli significa esplorare la connessione tra il nostro spirito e i flussi energetici che attraversano il tessuto dell'esistenza. I cicli di energia spirituale implicano un flusso armonioso di forza vitale attraverso il nostro essere. Questo flusso è in sintonia con i ritmi naturali dell'universo e si manifesta in varie fasi. Comprendere questo flusso significa entrare in armonia con la natura ciclica della nostra energia spirituale, aprendoci a una connessione più profonda con il divino e con il nostro sé interiore. Nel contesto dei cicli di energia spirituale, le ore notturne assumono un significato particolare. Si ritiene che durante queste fasi della notte, l'energia spirituale fluisca in modo più intenso. Comprendere questo ritmo significa sintonizzarsi con il mistero della notte, esplorando come la tranquillità di quegli istanti possa amplificare e guidare il flusso energetico spirituale. I cicli di energia spirituale invitano a una sintonizzazione più profonda con la natura circostante. Si tratta di riconoscere che siamo parte di un sistema più ampio, in cui l'energia fluisce in modo ciclico attraverso il nostro essere e l'ambiente che ci circonda. Sintonizzarsi con questi cicli significa aprirsi alla saggezza intrinseca della natura e all'energia che la attraversa. Approfondire il significato dei cicli di energia spirituale implica l'esplorazione dei flussi sottili che attraversano il corpo, la mente e l'anima. Questi flussi possono essere percepiti durante momenti di meditazione e pratiche spirituali. Comprendere questi flussi significa connettersi con le energie sottili che influenzano la consapevolezza e l'esperienza spirituale. I cicli di energia spirituale riflettono anche i cicli di crescita e trasformazione nella nostra vita. Ogni fase porta con sé opportunità uniche di apprendimento, evoluzione e elevazione spirituale. Comprendere questi cicli significa abbracciare il processo di crescita, accogliendo i cambiamenti come parte integrante del nostro cammino spirituale. In conclusione, i cicli di energia spirituale sono un invito a esplorare la dinamica e ciclicità della nostra vita interiore. Approfondire questo significato significa non solo riconoscere i flussi energetici che attraversano il nostro essere, ma anche abbracciare la connessione tra il nostro spirito e il fluire universale dell'energia. È un invito a vivere in armonia con questi cicli, permettendo al nostro spirito di danzare in sincronia con la melodia sottile della vita. Hai mai sperimentato sogni lucidi o viaggi astrali durante le ore notturne? Esplorare il mondo dei sogni lucidi e dei viaggi astrali significa immergersi in dimensioni della coscienza al di là della nostra realtà quotidiana. Queste esperienze offrono un'opportunità unica di esplorare il potenziale della mente e dell'anima, aprendo porte verso la consapevolezza e la comprensione profonda di sé. I sogni lucidi sono esperienze in cui il sognatore diventa consapevole di essere dentro un sogno e, in alcuni casi, può influenzarne il corso. Approfondire questa pratica significa esplorare la consapevolezza durante il sonno, permettendo di entrare in contatto con il proprio mondo interiore in modo attivo. È un'opportunità di esplorare la creatività, affrontare paure e ricevere informazioni dal proprio inconscio. I viaggi astrali sono esperienze in cui l'anima sembra separarsi dal corpo fisico, consentendo all'individuo di esplorare dimensioni non fisiche dell'esistenza. Approfondire questa pratica significa avventurarsi oltre i confini della realtà materiale, sperimentando la libertà della coscienza al di fuori del corpo. È un viaggio verso l'ignoto, dove l'anima può interagire con realtà non limitate dagli schemi fisici. Entrambe queste esperienze offrono un'opportunità unica di esplorare l'inconscio. Nei sogni lucidi, si può interagire con simboli e archetipi che emergono dal profondo dell'anima. Nei viaggi astrali, si può esplorare il proprio essere interiore senza gli ostacoli della forma fisica. Approfondire questa esplorazione consente di accedere a livelli più profondi della mente e dell'anima. In entrambe le esperienze, si apre la possibilità di comunicare con entità, guide spirituali o con il proprio sé superiore. Approfondire questa dimensione significa aprirsi a messaggi, insegnamenti e intuizioni provenienti da fonti al di là della comprensione razionale.
è un'opportunità di ricevere saggezza e guidare la propria crescita spirituale. Approfondire il significato dei sogni lucidi e dei viaggi astrali implica anche l'integrazione di queste esperienze nella vita quotidiana. Significa portare consapevolezza e insegnamenti dai mondi interiori nei contesti della realtà quotidiana, permettendo che queste esperienze arricchiscano il percorso di crescita personale e spirituale. In conclusione, esplorare i sogni lucidi e i viaggi astrali è un viaggio affascinante attraverso le dimensioni della coscienza. Approfondire questa pratica significa non solo sperimentare le meraviglie di mondi interiori, ma anche abbracciare l'opportunità di crescita personale, consapevolezza e connessione con la vastità dell'universo. È un invito a esplorare l'infinita potenzialità della mente e dell'anima, spingendo i confini della comprensione umana. Come possiamo curare il nostro spirito durante la quiete della notte? Le pratiche di guarigione notturne sono un viaggio verso il rinnovamento dell'anima e del corpo, sfruttando le ore oscure della notte come un santuario per la guarigione spirituale. Esplorare questo tema significa accogliere la possibilità di risvegliarsi ogni mattina non solo con un corpo riposato, ma anche con uno spirito guarito e rigenerato. Le ore notturne offrono un silenzio che può essere incredibilmente rigenerante per l'anima. La pace e la tranquillità della notte creano uno spazio ideale per pratiche come la meditazione, permettendo all'individuo di immergersi nel proprio essere interiore, rilassarsi e consentire alla guarigione di manifestarsi attraverso il potere del silenzio. Durante la notte, i sogni assumono una qualità rigenerante. Sogni di guarigione possono emergere, offrendo simboli e metafore che riflettono il processo di risanamento interiore. Approfondire questa pratica significa dedicare tempo all'interpretazione dei sogni notturni, riconoscendo il loro potenziale di guida e ispirazione per la guarigione. Le meditazioni notturne possono essere particolarmente efficaci per la guarigione spirituale. Pratiche come la visualizzazione, la respirazione consapevole e la connessione con energie di guarigione possono essere integrate nel rituale notturno. Queste meditazioni creano uno spazio sacro in cui l'anima può assorbire l'energia di guarigione e liberarsi dalle tensioni accumulate. La notte è spesso considerata un momento in cui l'energia spirituale fluisce in modo più intenso. Approfondire le pratiche di guarigione notturne significa aprire la mente e il cuore per accogliere questa energia sottile. Può coinvolgere la connessione con il divino, la ricezione di energia curativa attraverso la meditazione, o la visualizzazione della luce spirituale che permea l'essere. La notte può essere un momento privilegiato per pratiche di autoguarigione. Questo potrebbe includere la consapevolezza del corpo, il rilassamento muscolare progressivo o la pratica di tecniche di guarigione energetica come il Reiki. Esplorare queste pratiche significa dedicare tempo e attenzione all'autocura, permettendo al corpo e all'anima di rigenerarsi durante il sonno. In conclusione, le pratiche di guarigione notturne rappresentano un prezioso rituale per coltivare la salute spirituale. Approfondire questa dimensione significa abbracciare il potere curativo della notte, riconoscendo il suo valore nella promozione della guarigione interiore. È un invito a trasformare le ore notturne in un tempo di consapevolezza e di connessione con il nostro potenziale di guarigione, creando così un percorso di benessere spirituale complessivo. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio notturno nell'anima. Se ti svegli di notte, non ignorare il richiamo del tuo spirito. Iscriviti al nostro canale per esplorare ulteriormente i misteri della spiritualità, della psicologia e della crescita personale. Il tuo cammino verso la consapevolezza e l'illuminazione inizia ora. Resta ispirato, resta connesso e continua a esplorare le profondità della tua anima. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie di cuore da Ricarica Mentale.